Val de Mont, Reno Shine, Gourmet de Gay Mountain. All week long, got a train, cause I'm better than the rest, all right. To start feeling good, rival team is raving too. On the field, think of you, trainer says some love tonight, all right. I'm the best. I'm the best in all the world. I'm the strongest of them all. I'm football crazy. I'm football crazy. I'm football crazy. It's true, now I've got more time for you. Tuesday dawn, another day, will I make it to Sunday? All right. All right. Wednesday comes, bright and gay, I'll be on the ball today. Ora Carmeluzza, asciugate bene. Sono curioso di sapere chi mandano a Milano. Manderanno te. Oppure manderanno Zambò, il derby è troppo importante. Può decidere il campionato, sai. Quantunque io in queste ultime settimane... Ci posso fare una carezzina? No, è meglio di no. Peccato. Piccerita, mi desideri molto, vero? Tanto, come il giorno che mi rapisti bambina. Ti ho detto tante volte che non voglio più sentire parlare della faccenda del rapimento. Fu una cosa illegale. Ma subito ci sposammo e tutto diventò legale. Ma perché? Ti sei pentito? No, che c'entra. Ma allora non sapevo che sarei diventato. Anche tu mi desideri? Sì, sì, ai! Certo. Io tutti i giorni farei l'amore con te, non solo il martedì e il venerdì. Allora, ce la posso fare una carezzina? Ti prego, Laura, è questione di serietà professionale. Ma oggi è martedì. No, stanotte è martedì. Carmelo? Dunque... Sulla Gazzetta c'è un articolo di De Rossi. Non mi interessa, non lo leggo più. Quello è un fesso intellettologico con la puzza sotto il naso. Crede di essere chissà chi. Ma questi non sono 30 grammi di mozzarella. Infatti, sono 50. Sai di ieri, se non la mangi la devo buttare. Sì, butta, butta. 20 grammi in più, sei pazza. Però qua De Rossi dice che sei un arbitro di grande valore, con un'autorità, una classe eccezionale. Fa vedere. Incredibile. Sì. È diventato mio ammiratore. Lo devo ritagliare questo. Le forbici. Dove avete messo le forbici? Chi ha tirato fuori la fotografia di mio padre? Non lo so. È stato lui e tu nemmeno te ne sei accorta. Non capisci che se qualche giornalista la mette finisce a schifo? Già mi chiamo il Ducetto. Senti, la devi smettere di fare certi scherzi. Perfino De Rossi dice che sono un uomo di classe. E De Rossi è un intellettuale, un uomo superiore. Dice che io in campo sono una presenza. Capito? Ma chi sei tu per contestare tuo padre? Calmati. Chi sei? Rispondi, vigliacco! Carmeluzzo, calmati, calmati. Tesoro magari è uscito, non c'è. C'è, c'è. Riconosco il suo silenzio. Vigliacco! Vattene via! Se ti vergogni di essere mio figlio, vattene via! Ma se mangi e dormi in questa casa, mi deve rispettare, capito?
Hai visto che c'è? Da un po' di tempo gli ha preso quelle pernacchie. Ma come si permette? Sono due mesi che sei chiuso come una tavola! Caro, caro, sei buono con papà tuo. Il postino ancora non viene. E abbassa questa musica, idiota! Io non so come tu faccia a resistere tutto il giorno con questo rumore. Me levo gli occhiali così non sei. Beata te che sei sorda. Hanno suonato! Come hai detto? Ho detto hanno suonato, vado io, deve essere il postino, finalmente. Buongiorno ragionieri, ecco la raccomandata, puntualissima come sempre. Sento odore di Roma Lazio, Milan Inter. Chissà, grazie Caruso. Facciamo le mani. Fai colazione Carmelo. Dopo, dopo. Per lei. Per me. Sì, per lei. Ma sicuro? Sì, sì. Deve firmare qui. Bella, guarda. E questa chi è? È una pelliccia. Lo vedo che è una pelliccia, chi te la mandò? Pensa, l'ho vinta al concorso del detersivo Biancore. Levatela subito. E perché? È un tentativo di corruzione. Ma che stai dicendo? L'ho vinta con le figurine. Le figurine. Per una stranissima combinazione, il padrone della fabbrica del detersivo Biancore è anche consigliere di una società di calcio di serie A. Ma no, no, e cosa pensi? Hanno estratto il mio numero davanti a un notaio. Ci ha scritto sulla lettera. Ma quale notaio? Sono tutti d'accordo. Laura! Ma Carmelo Locascio non si fa corrompere. Dammi sta pelliccia. No, ti prego, non fare così. Dammi la pelliccia, Laura. No, ti prego, Carmelo, lasciami la pelliccia. Laura! No. Laura! Quando ti dico di darmi una pelliccia, tu me la devi dare, capito? No. Ecco, no. Rispediscila subito al mittente, subito! E da domani si cambia detersivo! Buongiorno a tutti. Congratulazioni, dottor Locascio. Anche questa volta la moviola le ha dato ragione. Grazie, ma non sono dottore, sono solo diplomato. Allora, Fidel Castro, che novità ci sono? Tutto a posto, ragioniere. Mm? I pezzi della NSU non sono ancora arrivati. E poi c'è un leggerissimo sbasso di pressione nella leva. E che minchia mi dici che va tutto bene, ah? Ma sempre così è sto schifo. D'accordo, il terreno non è ancora mio, ma voglio vederlo pulito, in ordine per cominciare i lavori, sì, va sì, bene? Non vi preoccupate, sarà fatto. Dai 1.000 lire di multa a Antonio. E perché? Perché sta dormendo, non lo vedi? No. A parte il rilassamento tipico degli arti inferiori, questo tiene le scarpe nelle luci del pantalone blu sotto la tuta. È stato a ballare tutta la notte sto figlio di mignotta, come dicono a Roma. Senti? Ma chi volete farla? A me volete farla? Sveglia! Ci vuole occhio, Parise, occhio! Turi! Turi, su, svelto, stanno eccomi, aspettando! Eccomi, eccomi! Turi! E viene subito, un momento. Carmelo Locascio? Oh, finalmente. Ah, è lei, signorina, il suo solito litro. Sì, grazie. Che siamo all'osteria? Sì, sono 3 mesi che la signorina viene 2 volte al giorno a prendere un litro di benzina. Sì, per poterla vedere e conoscere. E oggi finalmente... Delusa? Oh, no, anzi, lei di persona è ancora più affascinante. Ne sono lusingato. Ma mi creda, signorina, io sono un uomo come tutti gli altri. Sì, solo che gli altri scopano. Bello, vero, Patanè? Il mio motel. Eh sì. Però finché la marchesa non si decide a vendere il terreno... Diamo tempo al tempo, Patanè. Mi lasci trovare i soldi e poi vedrà se non mi vende il terreno. Stia tranquillo che il mio motel si farà. Speriamo. Buongiorno. Ciao, Tito. Ci lasci soli, per favore, che nessuno ci disturbi, come al solito. Bene. A più tardi, eh? Il derby. Il derby di Milano. Il derby! Farò i guardialini a un derby. In 3 anni dalla Serie C a Milan Inter. È tutto per merito tuo.
Ti devi ripassare i segnali, però. All'ultima partita m'hai fatto così. C'avevo un tafano. E tu per un tafano mi fai annullare un gol. Questo significa fuori gioco di posizione, ricordalo. Sì, lo so, me ne sono accorto subito, scusa. Però il tafano, tu dietro. Sì. Secondo me, a Zamboni Rodrigo questa volta gli viene la bava verde, gli viene. Come mi devo mettere? A boccone, no? Hai chiuso bene, vero, eh? Sì, stai tranquillo. Io invece ci avrei scommesso su Zambò. Pensa un po'. E io no. Adagio, Tito, adagio. Vieni un po' più giù. Sartorio, di passaggio da Roma, siccome è culo e camisa con la segretaria del presidente, anzi pare che Batacchi abbia detto... Non lo voglio sapere, non mi interessano le pettegolezze delle segretarie. Pensa piuttosto a sto Carletto, che stamattina mi ha dato due o tre fitte incredibili. È l'umidità. Adagio, Tito. Il presidente Batacchi, quando ha saputo che Zambon si era innamorato di quella ragazza di Cesena, che è un pezzo, sei che pollice verso. Top! Non mi interessa, l'ho detto. E mi viene pure il dubbio che tu un giorno o l'altro andrai a spifferare tutto anche sul mio Carletto. Io ho 10 decimi di integrità fisica sulle mie note. E 10 decimi devono rimanere, ricordalo. Ma allora come mi offende? Ma come? Io curo questo Carletto da 3 anni. Gli voglio bene come un figlio. E adesso che fa? Tradisco il segreto di mio figlio. Arbitro stronzo. In lingua tedesca, Schiedsrichter Arschloch. Pure stasera studi. Gemeiner Hund. Per diventare arbitro internazionale hai tempo. Mi diceste che gli arbitri internazionali non possono essere più di 7. E già 7 sono. Qualche incidente d'auto. Un infartuccio. Zaukopf. Zaukopf. E grandissima coppa le minchia, papà, come si dice in tedesco? No, no, Carmelo, fermati, fermati, che fai? Tanto è inutile, Carmelo! Oddio, Carmelo, ti ha fatto male. Te lo dissi che era inutile, Sara non c'è, è uscita a pigliare una boccata d'aria, mischino. Io qua lo aspetto, te lo aspetto con questa teccia! No, Carmelo, no, sbagli se fai così, se lo pigli di pronto, è tuo figlio, ha il tuo stesso carattere. Su, vieni. Figliacco, se avesse il mio carattere mi affronterebbe a viso aperto e non attraverso le porte o registratori. Accettasse almeno il dialogo. Dici che non si può, dici che con un dittatore non bisogna dialogare, la storia ha dimostrato che è inutile, i dittatori bisogna eliminare. Ah, sì? Allora intanto gli elimini il mangiare, ti ordino di non darglielo più. Lui fa lo sciopero, io faccio la serrata. Ma vedi che Saro ha ragione. Parli come un dittatore, anche mia madre lo dice. Dice che tu non vuoi ammettere che altri abbiano idee differenti dalle tue e dice pure permetti? Che... La fa pure tu e tua madre. Grazie. Prego. Grazie, Gioia. Malgrado quello che dice mamma, io ti adoro per tutte queste piccole attenzioni che hai per me. Laura. Carmelo, stanotte è martedì. Laura, io non dovrei dirtelo perché il regolamento lo proibisce, ma domenica arbitro il derby. Oh, oh, come sono felice. Lo vedi che sei il più bravo di tutti, il migliore, sei. Adesso non esagerare. T'ho detto che c'ho il derby, devo essere in forma perfetta. Senti, senti, magari saltiamo venerdì, così hai 5 giorni di tempo per recuperare. E va bene, però facciamo sveltini, eh? Pensa di poco, uditoia, Saukop. Ho capito! Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E cammina, tutta volta la stessa storia, ma che parte per il fronte? No, ma se non le mandi i bacetti, si offende. Ciao! Andiamo, è come una bambina. No, ma non è così. Il fatto è che non faccio in tempo a raggiungere il piacere. Carmelo, non mi aspetta. Perché tu sopra e lui sotto è una posizione piacevole, ti dà una maggiore rotazione del bacino. Però sempre una posizione di passaggio deve essere, perché per la vera posizione della femmina il midollo spinale, che è il canale del piacere, in basso deve essere. E questo favorisce, come si dice, l'orgasmo, certamente. La scorsa settimana su 3+ c'era un articolo di Marissa De Massis proprio su questo argomento. Il guaio è che Carmelo solo sotto vuole stare, per non sprecare troppe energie. Allora, cara Laura, rassegnare ti devi. E non ricordi che cosa ci rispose quella che scriveva su sensualità? Gli arbitri scaricano il loro sesso nel fischietto. Per loro andare in campo è come andare a letto con una bella donna. Beh, insomma, domani che hanno il derby è come se andassero con Sofia Loren. Arbitra l'incontro il signor Carmelo Locascio di AC Reale.
Spettatori, buon pomeriggio. Vi trasmettiamo in diretta dallo stadio di San Siro, dove sta per avere inizio in una imponente cornice di folla il derby Milan-Inter. Designato all'unanimità per arbitrare questo incontro così difficile e importante, l'arbitro Locascio dà il via alla partita in questo istante. La prima azione è del Milan. Benetti si destreggia tra gli avversari. Poi passa a Rivera. No, il capitano finta. E Zignoli tira con violenza, va fuori bersaglio. Indietro, l'arbitro indietro, indietro. Non discutete. Locascio. Grazie. Niente fotografie. Su. La partita riprende con un lungo rilancio di Vieri. Azione confusa. I milanisti reclamano un fallo di mano, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Siamo al secondo tempo. Benetti scende sulla sinistra. Mazzola lo affronta e con un energico contrasto gli soffia il pallone. Massa parte in veloce contropiede. Bella azione, ma un avversario lo contrasta e la palla esce a fondo campo. Partita spigolosa, ma veloce e avvincente. Perfetto l'arbitraggio di Locascio. Ora Giobertone si impossessa della rimessa del portiere, contrastato da Rivera. Giobertone a terra, fallo. No, Rivera è intervenuto evidentemente sulla palla e l'arbitro ha fischiato un fallo di simulazione. È ben difficile non restare ammirati dalla prontezza e dalla sagacia di Locascio. E ora Boninsegna che scende sulla sinistra contrastato dal 13 del Milan a Simone. Brutto fallo di Boninsegna che l'arbitro fischia e ora ammonisce Schnellinger di non continuare con le proteste pena l'espulsione. Prego signori, non si può allora, passare. No, inutile, lei, signori, non può passare. Non si può intervenire. Presidente? Presidente, mi scusi, Locascio sta diventando il numero uno, evidentemente. Lei ha intenzione di riservarlo per le partite più calde. Caro Pizzo, lei sa benissimo che come presidente della commissione arbitrale io non posso dare giudizio. Perlomeno, presidente, mi consenta, come ha intenzione di rispondere la sua commissione alle polemiche in atto? Signori, io con la stampa posso parlare soltanto che del tempo, va bene? Niente, abbiate pazienza. È una cosa un po'... Non si può! Oh, signor Presidente, caro Fichera, come va? Bene, sta facendo la goccia, l'ho detto su. Bravo. Chiudere! Cammello? Cammello? Devo iniziare questa volta non mi dà tutti nove. Con un cazzotto in bocca gli faccio saltare. Ho ragione, Presidente. E chi è il nostro Cascio? Grazie della visita, non me l'aspettavo. No, 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 era per portarle più un suo concittadino che desiderava tanto conoscerla. Sì, ma non proprio così integralmente. Penso che lei ne abbia sentito parlare parecchio, perché questo qui è un uomo che qui a Milano si è creato un vero e proprio piccolo impero. Il commendatore Dino La Forgia. Molto onorato. Noi siamo concittadini, se non sbaglio. Io poi ho lasciato Acireale, ma se fossi rimasto saremmo diventati amici, no? Vogliamo cercare di recuperare il tempo perduto, eh? Certo, io penso che avremo occasione di incontrarci ancora in avvenire. Sì, ma bisogna approfittare. Ecco, stasera se lei... Oddio, se tu... Perché mi sembra proprio il caso di darci del tu, no? È d'obbligo tra compaesani. Ecco, dicevo, a casa mia questa sera c'è una specie di party, se tu mi vuoi fare l'onore. Mi dispiace, ma io purtroppo devo tornare giù in Sicilia, ho degli impegni, non posso proprio. Ah, a me dispiace. Comunque, se puoi, noi saremmo proprio contenti di averti. Ciao. Piacere di averti conosciuto. Caro Locascio in gamba, eh? Grazie della visita, Presidente. Ciao, in gamba, eh? Ciao. Ciao. Ma che sei pazzo a rifiutare l'invito di La Forgia? Quello è un altro esponente della finanza. Non ho bisogno di nessuno io. Sì, lo so, ormai sei un uomo importante, sei un uomo pubblico. Ma per la tua carriera internazionale, te lo dice un fesso. Vacci, Carmelo. Cosa c'è? Sorteggio per l'antidoping, è positivo. Ah, sì? Adesso vengo. Sai che ti dico? Forse hai ragione, io ci vado. Però telefona tu a mia moglie e le dici che arrivo col primo aereo, d'accordo? Perfetto. Guardi che io stasera verso le 9 ci avrei un impegno. Lei ha ragione, ma io non ci riesco. Ho pisciato sotto la doccia. Abbastanza presto.
Buonasera. Scusi. Caro Locascio, è bravo, bravo che sei venuto. Che piacere che mi hai fatto. Che piacere che mi sono fatto. Accomodati su. Ti avverto che questa è una serata liquida. Liquida? Ah, spiacente, ma io non bevo, credimi, no, purtroppo non... Il liquido è in un altro senso, guarda, io sono il padrone, ma in queste cose chi comanda è mia moglie. Io non so nemmeno perché si chiama Liquid Bar, ma è di moda a Londra, ah. E siccome mia moglie è inglese, allora ne approfitta subito per regalarci queste fesserie. Ma che fanno? Salta la guaglia? No, no, non saltano. Tu lo sai che cos'è la terapia di gruppo? Nemmeno io. So soltanto che fa bene alla salute, allo spirito. Male non deve fare. Uè, però non pensare che si partecipi per scopi erotici. No, 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 no. Solo se si fa seriamente il millepiedi può riuscire un relax molto efficace. Il che? Il millepiedi. La fila dei partecipanti è chiamata così, ma deve essere fatto all'inglese, non all'italiana. Ah, certo, certo, capisco. Bisogna pensare ai mille piedi e non ai 500 cubi. Ecco, ecco, bravo, bravo. Cerca di adattare. Non sono mica un provinciale, certe cose le capisco e le ammetto pure io, anzi, le approvo. Bravo. Whisky? Sì, grazie. Che c'è? Che cretino, io sono Stelvio, figurati. Sto mille piedi mi ha imbriacato. A me sembrano tutti scemi. Beh, effettivamente, Specialmente questi due qua. Sì. Sembrano proprio deficienti, eh? È mia moglie. Evelyn, Evelyn. Evelyn, cara. Evelyn. Scusami se ti rompo il fluido, ma volevo presentarti il mio amico Locascio, vieni. Il grande Locascio. Signora, lei esagera. No, no. Lei è un uomo famoso, molto interessante. Ma sai, Dino, non credevo fosse così bello, così maschio. Ma io sì, dopo che l'ho visto nudo, dopo la doccia. Beato te. Venga, Locascio, voglio metterla alla prova. Deve partecipare anche lei a questo liquid party. Meno ci si conosce, è più piacevole è. Ma non c'è niente di sporco, sa? Solo un dolce, voluttuoso abbandono. Lei conosce l'inglese? Beh, little, little, non è... Cerchi di seguire quello che dice la mia amica Sidney. Sì. Liquefy, liquefy, liquefy. Liquefy. Scusi, scusi tanto. Che io già mi sono liquefatto abbastanza. Non so manco muovere i piedi. È facile. Vieni, prova tu. Guarda, ecco, bravo, così. Ah. Thank you.
sono imbarazzato. Mi dispiace. Perché? Come reazione è naturale, anzi è lusinghiera. Mi chiamo Elena. Io no, io Carmelo, mi chiamo Carmelo. Lo so, ero allo stadio. Allora, lei sa che io, insomma, mi conosci. Quella Elena. Sì, certo. Che ne pensi? Sai, per me ormai... Loca, il buon nome degli amatori sicolo in tua mano, Figurati. Attento perché Elena è una grande intenditrice di uomini e non solo a letto, L'avrai sentita nominare. Elena Sperani, scrittrice, giornalista, eccetera. Sì, mi sembra, ma non... È la numero uno. E mica solo in Italia. E quella ha girato tutto il mondo. Sta più ore sugli aerei che sulla terra. Ha scritto anche un libro strano intitolato Il mio labirinto. Il suo che? Ah, ciao. Ciao. Ti lascio, mi raccomando, audace, disinvolto. Eccomi, una telefonata. Ah, e si sente più leggera dopo la telefonata, eh? Magnifico, anche volgare. Oh, rovina il fiato. Venga, andiamo fuori. Di lei so tutto come arbitro, ma ho voglia di conoscerla come uomo. In senso biblico, intende? Di bene in meglio, anche spiritoso. No, io intendevo in senso etologico. Come sarebbe? Saprà cos'è l'etologia, spero. Certo, oggi non si fa altro che parlare di questo maledetto inquinamento atmosferico. Però qui la natura mi sembra piuttosto salva. Ci sono pure i grilli. Non sapevo che cantassero anche in questa stagione qui al nord. Qua cantano tutto l'anno, anche con la neve. Eh? Basta azionare il nastro. Ah, è quell'altoparlante appeso all'albero. Ma che razza ritrovata. Mi piace la luna finta, i grilli, è il trionfo del cattivo gusto. Comunque io non parlavo di ecologia, ma di etologia, lo studio del comportamento animale. Già, certo, certo. È che io non avevo sentito bene. Ma che cosa c'entra con la conoscenza mia? Lorenz dice che per capire il comportamento degli uomini bisogna partire da quello degli animali. E si possono risolvere problemi di psicologia, sociologia, economia, estetica persino, anche con lo studio paziente di un piccolo verme. E il verme chi sarebbe? Io? No. Visto sul campo, lei assomiglia piuttosto a un pavone. Bene. Non si offenda, venga qui, accuccia. Il pavone fra gli animali è il più bello, non lo sa? Già, ma anche il più cretino. E allora? No, no, signorina bella, no. Lei sa tante cose, ma non sa cosa significa stare in mezzo al campo di uno stadio, davanti a 20, 100.000 persone, che sarebbero felici di poter scaricare la propria violenza repressa su di te. Per fronteggiarli ci vuole coraggio, più che intelligenza. No, no, tutte e due, tutte e due. Con il proprio atteggiamento l'arbitro deve dimostrare subito a tutti sicurezza, infallibilità, coscienza. Questo a lei potrà sembrare ridicolo, ma fare il pavone, come dice lei, serve come difesa, capito? Forse anche i gladiatori facevano così quando erano al Colosseo. D'accordo, si calmi adesso e venga a cuccia qui. Ho detto che volevo conoscere l'uomo, non l'arbitro. Per me è la stessa cosa. Si può dire che arbitro sono nato. Ah, una specie di missione. Infatti, fin da bambino ho preferito fare l'arbitro piuttosto che giocare. Tutti, anche i più grandi, volevano che arbitrassi. Sembrava che sentissero la mia
La sua? Cosa? La mia autorità. E lei che sentiva? Io sentivo che dovevo farlo e che dovevo essere giusto, sempre. Giusto? Ma cos'è giusto? Applicare il regolamento. Che c'è? Mani in aria. Signora Sperani! Signora! Sì? Cosa c'è? Hanno telefonato, la vogliono al giornale subito. Sì, grazie, vengo subito. Carmelo, andiamo? Ma dove andiamo? Mi accompagni al giornale, in una mezz'oretta me la sbrigo e poi... E vuol portare il cappotto al signore, prego. No, no, fermo! La forgia ha insistito tanto, non posso andare via, come faccio? Ma è semplice, la forgia? Senti, te lo porto via, ti offendi? Io? Io ve benedico. E figli maschi. Ma come? Dino, hai dimenticato, dobbiamo parlare di quell'affare. C'è sempre tempo, no? È una cosa molto importante e urgente, mi dispiace. Lui per gentilezza mi lascerebbe anche. Ho capito, lei è di quelli che la prima sera preferiscono dire di no. Tutto al più un bacetto. Ma ci ritroveremo, noi due, il mondo è molto piccolo. Scusa, ma... Locash, ma dico, che figure mi fai fare? È così che tiene alto il nome degli amatori siculi. Dino, io sono l'unico siculo che per tenere alto l'onore l'amatore non può fare. La nostra posizione è delicata. Che ti credi? Zambon di Rovigo, per una bionda di Cesena, la carriera si fotte. Sì, ma pure la bionda. Comunque, se preferisci parlare con me di affari, eccomi qua. Ah, no, 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 ho detto la prima scusa che mi è venuta in mente. Qualcosa di vero c'è. Ah, ecco, piglia la coppa di champagne. No, no, no. Tu non bevi, non fumi, non... Ti diverte solo a fischiare. Tu hai una stazione di servizio da Cirreale, no? Come lo sai? Come lo so, andiamo. Non è un segreto, ne parlano tutti i giornali. Sì, e c'ho una mia mezza idea. Lo so, vuoi aprire un motel? E allora una delle nostre società potrebbe finanziarti. Che ne dici? Grazie, ma non voglio favore, devo farcela da solo. No, ma quale favore? Finanziare è un affare come un altro. In questo caso poi c'è il fatto morale, che potrei anch'io entrare come cittadino di Acireale in un'impresa che darà lusso al nostro paese. Domani spediscimi tutto, tutto quello che hai, progetti, rilievi, Dino, preventivi. Venga, vorrei... Venga su. Sì, bravo, bravo, vai, vai. Sì, sì, vai. Divertiti, divertiti. In portoghese, arbitro va a comprare un zoppo. Buonanotte, amore. Cornuto. Buonanotte. Figlio di una ballerina, gran sacana. Via di fuori che ti rompi il muso. Venga fuori che ti parto il fusiglio. Potessi portare il lutto tutta la vita. Oscialà potesse dar il lutto tutta la vita. Mi scusi, sono imbarazzato, mi dispiace. Carmelo, ma oggi è lunedì. Anticipiamo. A te, Shreddo. Buongiorno, lo sai che questo giornale si parla di te?
Che cosa è? L'Asmodeo. 6 pagine con delle foto. Bene, bene, dopo lo vedo. Dovresti leggere questo libro. Che roba è? Roba di calcio? Ma che roba di calcio? È il libro di una grande scrittrice, una donna eccezionale, una psicologa, una studiosa di etologia. Uh-huh. È famosissima, Elena Sperani. Elena Sperani? Ma è l'autrice di questo articolo. Ah, sì? Parla di me, allora. Che dice? Mi pare che se volesse sfottere. Io non l'ho letto bene, l'ho solo scorso. Però mi pare che volesse proprio sfotterti. Sì? Sì, sì. Istrione, vanitoso, presuntuoso, pieno di complessi, privo di senso critico, sta grandissima bontana. Lei è il premio Nobel Lorenz. Ma come? Mi hai detto che era una donna eccezionale, una psicologa. Sì, anche una grandissima etologa della minchia. Ma in fondo è pubblicità, non te la prendere così. Forse, anzi, guarda che belle foto. Guarda questa, per esempio. Un arbitro internazionale, sembri. Un minuto di raccoglimento per onorare la memoria dell'arbitro Mario Roversi di Roma, immaturamente e tragicamente scomparso dopo aver dato lustro in campo internazionale alla scuola arbitrale italiana. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Concludo con un comunicato della Commissione Arbitri Nazionale, la quale ha deliberato di nominare nuovo arbitro internazionale il signor Carmelo Locascio di Agea. Locascio, nazionale siamo, È vero! Bravo! Prendo, con l'augurio che il nostro illustre concittadino possa presto essere designato per arbitrare la Coppa del Mondo! Accetto l'augurio! Questa è la bottiglia di Coca-Cola che lo colpì alla testa. Legnano 68, 4 giorni senza conoscenza. Questa invece è la pietra che lo colpì di striscio, qui, al suo esordio in Serie B. Pisa Lucchese 64. Ah, questo fatto fu alla Spezia, eroico. 2 rigori contro i padroni di casa negli ultimi 5 minuti. Vedete questa macchia qui, Sangue. Proprio ieri c'era un articolo su 3+. E che diceva? Che si deve morsicchiare qua. L'uomo è particolarmente sensibile qua. Diceva che morsicchiando la base del cervelletto si può provocare un'erezione quasi istantanea. Scusa, ma c'è un casino d'inferno qua. Dicevi doppie cosa? Le congratulazioni. Laura, la porta, suonano. Scusa, Dino, ma qua che hai detto? Che è? Devo fartene doppie. Ho qui davanti i progetti del tuo motel. Vanno benissimo. Oggi li ho sottoposti al consiglio d'amministrazione e le ho fatte approvare all'unanimità. Il turismo a domicile. Che c'è? Sì, sono contentissimo, solo, ma che cacchio mordi, credi? Non ti è piaciuto? No. Pronto. C'è un gesto delicato stasera. Pronto, scusa. Pronto. Carmelo. No, è che la notizia mi ha fatto rimanere senza fiato. Sì. Ancora? Quanti? Ah, vieni per il terreno, bene. Allora ti combino con gli architetti, notai. Per la mancia poi, Bene. Altri telegrammi, qui li arrivano. Come? Qui tutte le donne sono innamorate. Apri intanto, io ti ragiono. Vai. A proposito, la Sperane l'hai più vista? No, non l'ho più rivista per sua fortuna, perché se mi capita davanti gli do io il pavone, la spendo come una gallina quella, riferisciglielo. Salutami tua moglie. Sì, sì, ma forse divorzierò. Ciao, a presto. Grazie Dino, grazie per la telefonata, a presto. Il ministro del turismo, spettacolo. Carmelo, l'arcivescovo di Palermo. Guarda. Tieni, lo zio Gaetano. Uè. E questa che cos'è? Sempre imprevedibile. Ora puoi anche fare la ruota. Elena. Che significa? Chi è Elena? Chi è Elena? Ah, Elena, chi è Elena? Il commendatore Enrico Elena. Quello muro grosso, quello sole. È tanto che vuole una ruota di scorta e finalmente mi ha mandato. E ti telegrafa? Beh, si vede che gli ha preso premura e mi manda... E questo lo porto in ufficio. Tu intanto apri, su, apri, avanti. Questo? Ecco. Questo? Quanti? Che stupendo. Hai visto quanta gente che mi vuole bene? Chi c'è? Chi è adesso? Niente, niente, non è niente. Buonasera. Ho ricevuto centinaia di telegrammi da tutto il mondo. Autorità, ministri, eccellenze, eminenze, tutti si congratulano e si felicitano con me. L'unico telegramma di insulti, schifosissimi e volgari! È di mio figlio, della carne, della mia carne, l'unico! L'unico giusto, papà! Grazie per essere venuto.
Allora ti dico che me ne frego del tuo giudizio. In cima alla piramide ci sono e ci rimango. Ti voglio al balcone, vai. Vieni. Andiamo. Avanti, andiamo. Vieni. Oh, signor sindaco, si accomodi. Si accomodi. Per carità. Prego, dopo di lei. No, 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 ubbe mai ora. Grazie, grazie. E dica qualcosa, su. Eh no, pure discorso adesso, no. Su, coraggio, due parole, se le aspetta. Ma no, lasci, parli piuttosto lei, che è il sindaco. Ma no, non si tira indietro, coraggio. Amici! Amici! Cittadini di Acireale! Io vi ringrazio! E vi prometto solennemente che il nome di Acireale... O Kenyatta? Kenyatta. Kenyatta. Che stronzo. Kenyatta. Bene. Grazie.
Quale mortacci tua! Sei stato tu, eh? Fammi non capire. Figlio puttana. Figlio puttana, capito? Capisci? Ma io mi scopro. Tu? Tu? Mo becchi la punizione, tronzo. Tu non capisci? E figlio mignotta? Tu figlio di mignotta, eh? Figlio puttana? Allora siete stronzi tutti? Muchas gracias. Arrigani, mamma. Arrigani. Thank you. Danke schön, complimenti. Danke. Zuri sana, danke schön. Danke. Salam anibani. Thank you very much. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. Grazie. Sei gentile, ma un po' freddino. Te lo dicevo che il mondo è piccolo. Già, e tu sei una grandissima. Mister, won't you sit down now, please? Thank you very much. No, 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 no. Ha detto di sederci. Ah, mangio. Oh, yes. Vieni, a tavola potrai insultarmi più comodamente. Si accomodi, signora. Please sit down. Thank you. Ti vedo nervoso e allora parla, qui non capiscono l'italiano. Mi stavi dicendo che sono? No, sono una grandissima cosa. Forse hai ragione. Che fai? Fallo di piede. Levalo. Non ti piace? Anche quella sera a Milano mi sarebbe piaciuto. Leva il piede, non ci ricasco più. È un peccato, è così bello qui. Potevamo squagliarcela noi due soli. Ma tu preferisci il pranzo ufficiale con questo cacchio di ministro. Cias! Cias! Cirie! Smettila, se no... Se no che fai? Mi espelli dal campo? No, me ne vado io. Finalmente. Si può sedere accanto al grande arbitro? Prego, prego. Viaggia sempre con sua moglie? Si vede che vi amate. E bambini? Bambini ne avete? Sfortunatamente no. È sua moglie che non vuole. Oh, ma allora voi non siete... scusate, io credevo che... Già, ma la signorina è qui solo per il suo giornale, vero? Ma le mortacci tue, di che ti siamo andati? Scusi un momento, ma devo dire qualcosa per ragazzo. No, no, sia comodo, resti qui. Lei deve perdonare. Sa, hanno studiato a Roma, all'Istituto del Sacro Cuore, e sono tornati da poco. Ma come, tutti? Molti di loro, sì.
sa, le parolacce si imparano subito. Anch'io, quando sono arrivato qui in Africa, la prima cosa che ho imparato, senza volere, ben inteso, sono state le parolacce. E lei, come arbitro internazionale, chissà quante parolacce conosce, e in tutte le lingue. Negli insulti si manifestano spesso i caratteri più tipici di un popolo. Ah, ma bisogna avere una grande conoscenza. Minchia? Sì, questa io la conosco, ma è dialetto. Con i dialetti si dovrebbe fare uno studio particolare. E per quanto riguarda gli insulti, le forme dialettali sono più colorite, più efficaci. Mi scusi un momento, vengo subito, prego. Finalmente, è un pezzo che ti cerco. Adesso a noi due, signora. Se tu credi di essere stata spiritosa con quelle porcherie che hai scritto sul mio conto, sul tuo giornale. Guarda com'è bello. Ci si sente primitivi, puri, come Adamo ed Eva. Puttana, Eva, io non so che cosa ti farei. Io... No, sei bella ma non mi freghi più, te l'ho detto. Io non faccio l'amore con chi mi disprezza. E non capisco come voglia farlo tu. Ma che discorsi fai? Io disprezzo Locascio l'arbitro, che ha un cronometro al posto del cuore e un fischietto al posto del sesso. Ma non l'uomo. Quello mi interessa e mi piace. Quello voglio. L'animale. Il pavone, eh? No, il pavone, l'arbitro. Ma insomma, si può sapere che sono io. L'arca di Noè, un giardino zoologico. Ma guarda questo. Spogliami. Eh? Spogliamoci. Libera i tuoi istinti. Smetti di soffocarli con la fredda ragione. Di umiliarli col presuntuoso cervello. Sono tua. Siamo nel paradiso terrestre. Siamo Adamo ed Eva. Sì, sì. Come nel paradiso terrestre. Sì, sì. Scateniamo i nostri istinti. Liberiamo la bestia. No, nudi, nudi, come il giorno della creazione. Nudi, nudi! Via le foglie di fico, via le cinture di castità, niente più vergogna, niente più ipocrisia. Sì, via pure le mutande. Via! Adesso io so chi sono. Io sono un mandrillo. Sei felice? Sì, sì. Adesso commettiamo il peccato originale. Non essere presuntuoso, di originale non c'è più niente. Lo dici tu. Ne riparliamo domattina. Aspetta. Aspetta. Non hai voglia di gridare il nostro amore alla giungla, al mondo intero? Alzati! Sottoni! Chi è? Niente, è uno del Sacro Cuore. I capelli. Insomma, una femmina importante, eccezionale, sotto tutti i punti di vista. Anche dal punto di vista di A. E tu solo a quello pensi. Beh, sì, sì, anche nel senso dei sensi, internazionale. Minchia, ma allora... La... Che c'è? Carmelo, che hai? Mi sento un poco fiacco. E l'effetto di quella prima notte che ti fa sentire? È stata la prima e l'ultima, giuro. L'ultima per chi? Parlo all'amico, non al guardialine. Tito, io quella donna non la devo manco più vedere. Se tu mi dovessi leggere nell'occhio questo desiderio, mi ci devi sputare dentro. Ma perché questo grosso sacrificio? Sì, perché l'arbitro, come la moglie di Cesare deve essere. La moglie di chi? Carmelo Locascio di Acireale, il padre, il marito fedele, la moralità personificata. Se venisse a sapere. No, no, sarà un grande sacrificio, ma sento che è mio dovere. Sento qualcosa qua dentro. Sento! Chi c'è? Chi fu? Che è successo? Carmelo! Che hai, Carmelo? Mi hanno avvelenato.
Assassini! Ma qui ci vuole un medico, malattia tropicale deve essere. No, 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 il medico no, lo saprebbero tutti. Che ho cascia malato. Significa essere messo a riposo, no? No, io devo arbitrare a Düsseldorf, la semifinale della Coppa dei Campioni. Calmo, Carmelo, stai calmo, manderanno un altro, non sei mica il solo. Sì, sono il solo. E tutto il mondo mi vedrà in diretta alla TV. Lo sapranno tutti che sono il miglior arbitro del mondo. Pigliacco, Maramaldo. Oh no, oddio, che ha? Io chiamo il medico, che venga subito. No, no, qui no, no, mai. Oh, andremo noi da lui. Io e Tito. Io? Perché? Le fa male? No. Qui le fa male, eh? No, no, anzi. Allora perché ha gridato? Ma non lo so, forse l'impressione. Ma lo sa, signor Locascio, che è il suo amico. È un paziente molto strano. Deve scusare, professore, è nervoso. Ha paura di dover rinunciare ad accompagnarmi a Düsseldorf. Ah, ecco. Stupido. Ma che fa? Mi ha fatto molto male. E ora si mette a gridare? Forse i riflessi ritardati. Sì, saranno i riflessi ritardati. Cretino. Debolezza, nausea, vomito, fegato dolente. Tutti i sintomi tipici di una malattia tropicale. Se ne resta. Ah. Grazie. C'è però l'assenza di fenomeni diarroici che lascia perplessi. Per me si tratta di amebba. Oh, per esserne certi però bisogna fare l'esame delle feci. Eh? Certo, certo. Gliele porterò. Bene. No, no. Sono qui. Cosa? Eccole. Le feci. Un campione delle sue feci. E lei non lo sapeva? Ma quando l'hai presa? Quando l'hai fatta, no? Bravo. Bravo, Locascio. Un vero amico, eh? Professore, ammettendo che sia ameba, una... Ecco. Ameba. Anzi, entameba coli. Coli. Che cure dovrebbe fare il mio amico? Entameba coli è una malattia lunga e assai debilitante. L'unica cura, oltre alla dieta, è il riposo. Un riposo totale, assoluto. No, e non posso. Come non posso? Non posso farlo riposare. A Düsseldorf mi è indispensabile. Ma come? Se sto male. Va bene, ti riposerai dopo l'incontro. Piglia la giacca, su, andiamo. Professore, arrivederci. Buongiorno, Locascio. E anche lei avrebbe bisogno di una guardatina. Appena c'ho un momento. Bravo, bravo. Arrivederci, professore. Grazie. Ti è riguardato. C'è. Di nuovo? No, di nuovo. Ma che fai? Dove vai? A casa, no? E la visita non la paghi? No. Gliel'ho già detto, è nervoso. Se insiste. Eccomi, professore. Quanto le devo? Sono 20.000. Dito. Proprio non ce la fai? Io sì, ma la diarrea no. Quella non resiste più, lo sento. Allora avvertiamo il commissario di campo. No, quello mai, sei pazzo, mai! Ma cerca di venire almeno il primo tempo. Nell'intervallo ti do io delle pasticche. Ce l'hai? Ce l'ho! Vai, resisti, vai! Das war kein Foul! Indietro! Einen Moment! Wartet!
Sì, l'ho visto, il fallo del numero 10. Chi se ne frega? Mi sto cagando addosso, dito. Quando fischio, non lo reggo più. E tu non fischiare. E come faccio a arbitrare? Non so. Ma tutti ti aspettano, Carmelo, vai, coraggio. Vuoi che se ne accorga tutto lo stadio, la radio, la televisione, la Germania Ovest. Vai, vai. Che figura di merda. Ach Mensch, so ein Mist. Credi che se ne siano accorti? Speriamo di no. Mettiti queste, servono per dimagrire. Ma che devo dimagrire? Ma no, sono di gomma. Se succede un'altra volta, queste contengono tutto. Proteggono. Tieni. Perché le pillole che mi hai dato non bastano? Sì, forse. Come forse? Speriamo. Tu me l'avevi garantito. Io devo funzionare. Se la mia macchina si inceppa, sono finito. E va bene, allora avvertiamo il commissario. No, mai, mai. Mai, mai, mai. Il pubblico non se ne sarà accorto. Ma i giocatori sì, arricciamoli il naso. Senti, Carmelo. Carmelo? Sì. Prenditi due di queste, va. Che roba è? Servono per tenerti su. Non mi dire che... doping. Ma in un caso come questo, eh? Bella morte. Adesso me la dai. We came from Rome yesterday, and I think we are leaving tomorrow. Signori, io sono soltanto un arbitro. La mia prestazione personale non ha importanza. L'importante è fare proprio dovere, non ogni circostanza. I see my friend, the referee. L'opinione di tutti è che l'arbitro Locascio è andato benone, se lo lasci dire. Lo sa cosa ha fatto lei che fece di campo? Lo sa. Che ho fatto? Non ho fatto niente. Lei questa sera ha dimostrato al mondo intero di essere un arbitro di livello internazionale. Lei è troppo buono, signor Presidente. Noi vorremmo spiegazione dei colloqui dei guardialinee. Primo rigore, non c'era offside. È il suo stile, fischiare poco? Signori, io non ho niente da dichiarare. Quello che avete visto è tutto. Adesso sta a voi commentare e giudicare. Scusatemi, ma buonasera, Kudersen, bonsoir, good evening, hasta la vista. Hasta la vista e in alto sempre Germania. Io sto da questo lato, se mi vuoi sono al 442. Buonanotte. Sì. Buonanotte, Presidente. Poi qua. Buonanotte. Sa cosa ci dico? Che con questa partita qui lei ha posto una seria ipoteca sulle designazioni per la finale della Coppa del Mondo. Crede, eh? Se lo lasci dire da uno che ste robe qui le sente nell'aria. Ecco, io sono arrivato. Buonanotte, signor Presidente. Mi scusi. Ho sbagliato, com'è? Ma questo è il 434 che è la sua stanza. Sì, ma...
Sì, sì, è proprio la mia. Ma cosa, c'è qualcuno dentro? No, 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 nessuno, perché? No, siccome lei ha detto mi scusi... No, 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 no. Ah, sì, sì, ho detto mi scusi, ma lo diceva lei, nel senso... Ah. Con permesso mi ritiro. Buonanotte. Cos'è, un po' stanchino? Mm. Ehi, mi raccomandi, eh? Mm. Ciao. Ah, un uomo nella mia stanza. Oh. Via. Alzati, abbattene, via, su. Via. Alzati. Alzati. Copriti e vattene, via. Perché? Perché sì. Ho deciso di non vederti più, di dimenticarti, l'ho giurato. A chi? Al mio guardialine. Eh? E anche a me stesso. Oh, hai fatto un voto. È così bello tradire un voto. Mm? È possibile che ogni volta devo sedurti. Ma stavolta non ci riesci. Anche in Africa dicevi così e poi ricordi com'è finita. Qua non comincia neppure. Oh. In Africa era diverso. C'era il caldo umido, eccitante. C'era il paradiso terrestre. C'era la Medeva! Ma Eva c'è anche qui? Ma non c'è Adamo, non c'è. È inutile che cerchi, che ti sforzi di risvegliare la bestia. L'ho rincatenata. Ho ritrovato il mio equilibrio. Il mio cervello che domina tutto. L'hai visto? Nonostante i tuoi tentativi, il mio cervello ormai prevale sul sesso. Va bene. Serata fiacca. Me ne vado. Ma prima voglio dirti una cosa. Anche per me qui era diverso. In Africa il giornale mi aveva mandato per un servizio. Ma qui ero venuta solo per te. Helen, Helen! Davvero? Sì, per stare una notte con te. Bella stronza. No, no, aspetta! Io... E cosa? A me il tuo cervello non interessa. No, 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 no. Ma se mi ami davvero, io cercherò di farlo ragionare. Oh, cioè, voglio dire, cercherò di farlo ragionare. Io ci provo. Oh, oh, scusa, la borsa. Amore mio, a presto. Tito, Tito, sveglia, Tito. Dammi un'altra pillola, presto, dove sono, eh? Ma qua, quella della diarrea. No, quella per tirarmi su. Ah, qua, qua sono. Ma perché, che è successo? Dai, dai, dai. Ma io non vorrei veramente che... Non discutere. No. Te l'ordino. Ti ricordi quando ti dissi che se leggevi nel mio occhio il desiderio di rivedere quella femmina, mi ci dovevi sputare dentro? Sì. Sputa. E alla fine della cottura ho una pizzicatina di prezzemolo, sentissi? L'hai provato questo? Dice che per l'igiene dell'area intima unico è. Io lo prendo. È quello che serve a me, l'area intima. Ora che me lave pure le partite internazionali. E poi con questo fatto del modello è sempre in giro. Milano, Torino. Sempre stanco, nervoso, sitiato. Ma sei veramente sicura? Che non c'è un'altra donna? Carmelo, ma sei impazzito? Ah, ma allora colpa tua, Devi rinfrescare le tue tecniche sessuali. Pure Metropolitano lo dice nell'ultimo numero. C'è tutto un articolo intitolato Come fare a diventare tuo marito un amante eccezionale. Oramai che ci sono me ne voglio comprare uno o due, vieni. Ecco, vedi? Champagne. Ieri sera con Tito lo provai, proprio come dicevi Metropolitan, per fargli provare una sensazione nuova, capisci? Sì, ma a Carmelo lo champagne però non ci piace. Ma no, mica per berlo. Lo champagne più per il nome che per altro serve. Ieri sera io non ce l'avevo e allora a Tito la gazzosa ci versai. Dove? Sull'ombelico. E poi tutta ce la leccai. No, in Metropolitan c'era. Sì, leccando proprio come fanno le gattine, diceva. E io così feci. 14 è desiderato in direzione. 14 in direzione. Domani deve essere pronto per le 8. La forgia arriva alle 8 e mezza, vedi il terreno, firma il compromesso. E poi riparte subito. Buonanotte. Carmelo, Carmelo. Ah. Ma oggi è martedì, lo sai? Lo so, sì, la forgia arriva domani, che è mercoledì.
Ah, già. Scusami, ma non ti dispiace se posticipiamo, eh? Ah. Vorrà dire che invece di una ne avanzi due. La facciamo valere doppio, eh? È contenta? Buonanotte. Senti, ah, Carmelo, che cosa? Io lo so che la monotonia è nemica dell'amore. Ma no, che c'entra? Carmelo, se tu mi autorizzi, io potrei usare una tecnica nuova per migliorare la nostra intimità sessuale. Ma che dici? Sì, io ti vorrei fare provare una sensazione diversa. Stuzzicarti, insomma. Con un giacchetto erotico nuovo, capisci? Proviamo, Carmè. Su, chiudi gli occhi e fammi contenta. Vabbè, serve farti contenta. Ecco, bravo. Fermo così, eh? Ma che fai? Sei impazzito? No, no, fermo! Ma che ti metti in testa queste fesserie? Eh? Per rinverdire l'amore, no? Ma che rinverdire? Per diventare bottane, questo è! Oddio! Oddio, Carmelo! Il freddo mi ha smosso tutto! Figliocco! Ero quasi morito, disgraziato! Una sensazione nuova, dicevi, eh? E così, diceva Metropolitan! E invece è antichissima, eh! Ecco dove vanno a finire tutti i tuoi giochi erotici! Sei sicuro di farcela? Hai una faccia che non... Non che cosa? No, dico, non sarebbe meglio prendere per prudenza? No, tu pensi sempre a una cagarella. È finita, finita. Ma non è per quello. È per... Doping. Non ti permettere più, sai. Ma io... Non ho bisogno di pillole, io. Carmelo lo cascia a forze fisiche per farcela. Lo vedrai come arbitrerò. Contro il signor Carmelo Locascio di Aci Reale. Lo vedrai. Arbitro, che le corna! State fermi! State fermi! Arbitro, una scappata di spalco a destra! Ma che state, ma che fate? Ma state calmi! No, signore! Siete impazziti! Abbiamo chiesto rimborsi, ma non garantisco la sicurezza. Che facciamo? È meglio che uscite subito. Raggiungete le nostre auto. Su! Signor arbitro, lei no. E allora? Lei se la riconoscono la sbraga. E che fa? E allora bisognerà ricorrere a un travestimento. Ma è assurdo. Io, Carmelo Locascio, non mi umilierò mai a travestire. Ma lei non può uscire qui. Vai! Dai, uccidi, come donna! Meglio che lei vada da sola. Come sola? Se la vedono con me, questi forse napoli si insospettiscono. E se mi acchiappa? Vada, vada.
scalzone, seguimi! Sono Carmelo Locascio. Sono io, l'arbitro, Locascio. Oh. Andiamo su, su, svelto. Bisogna purtroppo convenire che l'arbitraggio non è stato dei più felici. Anzi, me lo lasci dire, data la forma smagliante che lei ha sempre mostrato, beh, siamo rimasti tutti un po' colpiti. A chi lo dice? È lo stress delle partite internazionali che comincia a farsi sentire. Senta un po', che cosa ne direbbe di saltare 3 o 4 turni per un riposino? No, 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 per carità. Il pubblico e la stampa lo interpreterebbero come una punizione. No, 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 vedrà. Vedrà che dalla prossima settimana tornerò perfettamente in forma. Vedrà. Beh, cosa vuole che le dica? Speriamo. Oh, anche perché tra l'altro c'è il presidente della Lega Internazionale Arbitro. Dove? No, dico che verrà presto. E vorrà assistere ad una delle sue partite. Certo. Per rendersi conto della sua efficienza in occasione delle finali della Coppa del Mondo. Oh, Elena! Fratello mio! Ma lei chi è? Che ci fa qua? Elena! Elena! Ah, sei tu. Non potevi telefonare prima. E sono 2 giorni che ci provo. Oh, è vero. Ho staccato il telefono. Perché? Mi fa passare. Non hai pensato che io... Ma chi è? Fratello mio. Ma quale fratello? Io sono figlio unico. Questi sono ubriachi. No, drogati. Ah, bene, bene. Ho interrotto un'orgia. Per questo stacca il telefono. Eccola, donne nude. La droga, sti zozzoni qua. Io ti do un cazzotto in bocca, sai? Mio. Basta! Cacciali via, Elena, via, via. E poi noi due facciamo i conti, cacciali. Sta calmo, sono 3 giorni e 3 notti che vivo con loro e sono sfibrata. Una mucchiata. E hai il coraggio di dirmelo, puttana. Stronzo. Sto lavorando. Registro le loro modificazioni psicopatiche, le reazioni, i loro sentimenti. Altro che ammucchiata. Ma allora... Allora questi sono per te... Fratello mio. Come delle cavie? Sì. Sto studiando l'effetto dell'acido lisergico. Eh? LSD. Vedi? È molto interessante. Quello è uno scrittore islandese. È completamente depersonalizzato, dissociato. Crede di volare. E quello che mi si voleva mangiare la mano? Ah, è un ebreo. Ma ha paura di tornare in Palestina. Bisogna capirlo, poveretto, ormai ha 33 anni. Beh? Crede di essere Gesù Cristo e... Ah, sì, sì, è pericoloso, sì. E questa qua così... Quella secondo me non è normale. Ah, perché gli altri sì. Elena. Elena, ho bisogno di te. Ho paura. Beh, che ti succede? Io non voglio fare la fine di queste. Tu? Ma che c'entri? C'entro. Perché nonostante le apparenze, io sono fragile. Fragile? È stato dopo quel viaggio in Africa. Chissà cosa mi hanno dato da mangiare. Sono tornato in Italia distrutto. Distrutto? Ma non si può fare a sta zitta questa, non riesco a parlare, a spiegarmi. Ma sì, ho capito benissimo, sei tornato col mal di pancia, vero? Anche io. Anche tu? Sì, e mi ha dato una depressione tale che non potevo più lavorare, anche tu. Sì, sì, è sta ferma, sì. Pensa che per andare avanti mi sono imbottita di pasticche, eccitanti, anfetamine. Anche tu, anch'io per arbitrare, Elena, anch'io, altrimenti non ce l'avrei potuta fare. Ma che vuole questa, che vuole? Vuole lavarti i piedi. Lascialo fare. Ah, no, 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 no. Che hai detto? Cacca. È Yiddish. Meglio che non lo irriti. Ah, e senta, cacca, no questo sinistro. Destro, perché nel sinistro... Meglio destro. Bene, qual è il problema? Come qual è il problema? Io credevo che era una cosa passeggera, invece continua. Greg. Sì, fai pure che non mi disturbi per niente, anzi mi fa piacere. Allora che faccio? Non posso mica continuare a drogarmi per mantenermi a galla, scusa. Ecco, io finirò così, a lavare i piedi al primo che passa. Ma no, questi prendono allucinogeni, la vogliono distruggere la realtà. Gli stimolanti invece la esaltano, servono a tirar fuori la parte migliore di noi. Credi? Ma certo. Io vivo di stimolanti e ho le idee chiarissime, come vedi. Devi dare retta a me. Forse hai ragione. Io non posso permettere che la mia carriera finisca per una stupida debolezza. Debolezza? Questa ricomincia, eh? Hai tutto il diritto di prenderli, anzi, ne hai il dovere. Certo,
Io ho il sacrosanto dovere di fare qualsiasi cosa pur di arrivare ai campionati del mondo. Certo, anche con gli stimolanti. Stimolanti? Vaffanculo. Vaffanculo. Sempre 0-0 tra Roma e Verona. Ora i Veneti sono all'attacco sulla destra. C'è un accenno di protesta da parte di Pace. L'arbitro, con la sua mimica sempre efficace, redarguisce il giocatore e minaccia più gravi sanzioni se non desisterà dalle proteste. Ennesima azione offensiva della Roma, come avete visto, questa volta l'impostazione è stata di Santarini. Il cross aereo a cercare la testa di Prati, che è riuscito sì a deviare, ma la palla è terminata sul fondo. Morini si impossessa della rivetta del portiere, fallo! Dobbiamo sottolineare la tempestività con la quale l'arbitro sta dirigendo questa partita. Ecco che Prati si rialza ed è lo stesso arbitro che mette la palla a terra nel punto dal quale dovrà essere battuto il calcio di punizione. Passaggio lungo a Morini che centra. Il difensore deve la palla con la mano, rigore! Deciso e inesorabile, l'arbitro indica il dischetto del rigore. Prova dunque il vantaggio per 1-0 e tripudio di bandiere giallorosse sugli spalti. C'è ancora qualche accenno di protesta da parte dei giocatori veronesi. Ma un momento, c'è un energumeno che è riuscito a scavalcare la rete di recinzione e si sta avvicinando all'arbitro con intenzioni palesemente bellicose. Riesce a dribblare quanti cercano di fermarlo, ma l'arbitro Locascio lo blocca con sicurezza e autorità. Aspetta, devo prendere la pillola. Pure io! Ecco, prendi il zabaglione. Stavolta l'ho fatto di 4 uova. Non mi va, è contrario alla dieta. Senti, Carmelo, io ne avanzo già 10. E non voglio più continuare a segnare, d'accordo? Oh! È possibile che tu pensi solo a quello! E tu pensi solo a quell'altro! A fare l'arbitro! Avrò anch'io i miei diritti, no? Ma ti prego, prendilo! Ma che prendo? Che prendo? Per tirarmi su ci vuole altro che lo zabaglione, figurati! E prendi quello che vuoi allora, curati! Ma così non si può più andare avanti! Io sono stufa, stufa! Se speri che io mi impastico per venire a letto con te, no! A chi hai fatto quella mossa? A Saro! Tu non l'hai sentito, ma mi ha fatto un pernacchione quel vigliacco! Oh, non è vero! Farabutto! Saro non c'è e ha una riunione di studenti! Allora mi sarà sembrato. Ha una riunione. Non ci va mai questa scuola. Oh. Mai! E io pago, pago! Ma che sei pazzo? Ma quanto ne prendi? Ma non lo capisci che facendo così ti intossichi? Carmelo, la deve smettere, la deve smettere. Ti prego, ti scongiuro, ti sto rovinando. Carmelo, ti prego, smetti. Zitto! Tu non mi devi rompere i coglioni. Saluti, faccio il culo! Vieni fuori, faccia le merda! Me lo fai! Arrestatelo! Avanti! Caro Locascio, desidero presentare Mr. McMore, presidente della Commissione Internazionale Arbitri. Mr. McMore, Mr. Locascio. My congratulations. Lei è stato perfetto. Thank you very much. Arrivederci, Mr. Locascio. Thank you very much. Thank you. Now. Conto proprio di rivederla, Mr. McMoore. Ah, bravo, Locascio. Questa sera l'aspettano la domenica sportiva, mi raccomando. Scusa, Carmelo, che va l'antidoping? Ma che vuoi sfottere, cretino? Carmelo, ma che hai capito? Volevo sapere se prende l'aereo con me stasera o ti trattiene. Certo mi trattengo, che è una novità.
E stavolta pensavo che siccome domani mattina c'è la cerimonia della prima pietra del Motel, e poi Carmelo... Laura, non credi che cominci a sospettirsi? Vedi che io rientro sempre solo, subito, e tu no. La cerimonia è alle 11. Ce la faremo benissimo. Partiamo con l'aereo delle 9 da Milano, hai ragione tu. Partiamo. È più pulita se arriviamo insieme. Questa notte noi abbiamo avuto una riunione importantissima qui a Milano. Tu? Ma io che ci faccio a Milano? Zitto, tu non mi devi... Ho capito benissimo, basta così. Quindi, sulla base delle immagini a nostra disposizione, la decisione arbitrale appare ineccepibile. Allora come mai è stata così generalmente contestata? Beh, evidentemente gli occhi dell'arbitro Locascio hanno visto ciò che è sfuggito agli altri 100.000. Ed evidentemente, ancora una volta, l'arbitro Locascio ha avuto ragione. Soddisfatto? La ringrazio, ma il giudizio della Moviola non mi interessa proprio. Sì, d'accordo, la Moviola non è infallibile, siamo noi i primi a sostenerlo. Però in alcuni casi, come questo, può dissipare praticamente ogni dubbio. La Moviola dovrebbe essere abolita. Adesso mi spiego. Io non mi sbaglio mai, ma se mi dovessi sbagliare, a che pro fa perdere al pubblico la stima che ha in me? L'arbitro dovrebbe essere al di sopra di ogni polemica. Sì, ma questo significa anche contestare i diritti di cronaca, i diritti di informazione. La Moviola è inattendibile e mendace. Il ritorno indietro, il ralenti, non hanno niente a che fare con l'azione che si è svolta rapida e immediata sotto i miei occhi e che io ho giudicato infallibilmente nel momento stesso in cui si realizzava. No, 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 la realtà dei fatti è quella che ho vissuto io in campo, unica e irripetibile. Come diceva Eraclito. Pardon? Putedin. Questi buttano giù la porta. Eh? E io che faccio? Vado nel bagno. Chiedi chi è? Arrivo! Scusi, signorina. Ma insomma, chi è? Sono Tito Fichera, il guardaline, l'amico di Carmelo. Ho bisogno di parlargli urgentissimamente. Tito. Aprigli, Elena! Ah! Tito Fichera, Carmelo dov'è? Di sopra. Carmelo, scendi subito. Sì, arrivo. Ma che c'è? Te l'avevo detto io. Successe. Che? Ma viva Maria, la catastrofe. Ho parlato con Luisella. Sarebbe mia moglie. Ma che gliene frega a lei? Allora che è successo? Parla. Tua moglie se n'è andata da casa e si è rifugiata da noi. Dice che non ti vuole più vedere. Dice che nemmeno Dio padre la riporta a casa. Dice che domani non viene nemmeno la cerimonia del moto. Oddio, la cerimonia. Vuole fare uno scandalo, il divorzio. Impazzita, è impazzita. Dice che da domani pago più che passa. Perfetto. Così quando ti dicono arbitro cornuto sarà vero. Ma che ridi, che ridi? È la rovina. Anni e anni di sacrifici, di fatiche. Sono alla vigilia dei campionati del mondo. Tutto mi crolla addosso e tu ridi. E sai benissimo che la colpa è tua. Colpa mia? Sì, tua, tua. A che ora è il primo aereo? Fra 40 minuti, io l'ho prenotato. Il taxi ci aspetta giù. Bravo. Ma ormai non facevo più in tempo. Dobbiamo farcela. Vieni qua, dammi una mano, reggi. Sì, vieni. Ah, e mi lasci così, a mezzo. No, io ti lascio per intero. E per sempre. Ti mollo, te e tuo mondo corrotto di immorali, di drogati. Cravatta. No, drogato sei tu. Ma non per quelle quattro pasticche che prendi. La tua droga è il crederti perfetto, al di sopra degli altri, un essere speciale, l'unico rappresentante della dirittura morale. E te la prendi con me, perché sono una macchia sulla tua coscienza. Hai ragione, sei la mia macchia, ma io ti cancello. Ho il coraggio di farlo io, anche se ti amo e ti desidero. Resterò solo, ma tornerò pulito. Bravo, non hai bisogno di nessuno. Ti basta quello stronzissimo personaggio al quale sei aggrappato. Ma perché l'arbitro deve essere l'unico infallibile al mondo? Oggi che si ammette che pure il Papa possa sbagliare. Se il Papa sbaglia, sono fatti suoi. Giacca. Su, se lo prenda, se lo porti via. Sciò, 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 fuori, 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 alla svelta, alla svelta. Buonasera.
Buonasera. Sì, mi libera di un imbecille presuntuoso che ha soltanto una cosa di un certo valore, ma non può farla vedere, se no lo arrestano per atti osceni in pubblico. Che c'è ancora? Il triplice fischio. La partita è finita. Stronzo! No. Stanno arrivando. No, non lo voglio vedere. Mandalo via, è finita, finita. Aspetta, aspetta. Tanto ci vuole Carmelo, tanto. Dov'è? In camera da letto. Ma forse è meglio... So io come risolvere la faccenda. Permettete che abuso della vostra camera da letto? Sì, fai, fai. Ma che intenzioni ha? Buone, 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 non ti preoccupare. Che cosa fai qua? Vattene! Che fai qua? È mio. È il mio dovere di marito. Fermati! Fermati, aiuta! Si alzi con una mano contro di me, io... Non avere paura. Sono venuto a colmare la laguna che ci divide. Il dovere mio ora è il diritto tuo. Ah, ci pensi adesso! Adesso, adesso è tardi! Meglio tardi che mai. Quanto ne avanzi, eh? Dimmi. 12. 12? Faremo un forfè. Ci dobbiamo cambiare. Non ti preoccupare, l'importante adesso è che tutti si convincano che siamo coniugi perfetti. Sì, sì, amore mio, coniugi perfetti. Buongiorno. Salutavo. Signore, facciamo la mano, don Carmelo. Grazie. Salutavo, don Carmelo. E rispetto, donna Laura. Salutavo, don Carmelo. Salutavo, eh. Buongiorno. Presto, che abbiamo solo un quarto d'ora. Sì, Carmeluzzo, però te lo dissi che si faceva tardi. Ecco, sempre di corsa. Mi ci vorrebbe un bellissimo zabaglione. Lo vuoi? Lo faccio subito. No, no, ci metto. No, non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo. Sbrigati tu piuttosto. Apri tu, apri tu. Che può essere a quest'ora? E che ne so? Buongiorno, sono il messo comunale. Sono venuto a prendervi con me. Sì, sì, è molto gentile. Si accomodi, prego. Grazie. Carmelo, è venuto il messo del comune a prenderci con la macchina. Sì, 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 due minuti. Ma si accomodi. Oh, Sara. Ciao, mamma. Caro. Dove vai? In bagno. Attento che c'è papà, eh. Ma dico, ci sono io. Che maniera è questa? Mi è scappato. Che schifo, che vergogna. Lo dirò al sindaco. La farò licenziare. Il sindaco. Ma che un messo comunale che entra in casa mia e ti permette pure... Stai dicendo, papà, eh? Come papà? Come sarebbe? Io sono, non mi riconosci, sono Saro. Saro, conciato così, ringrazio Dio che non ho tempo adesso. E invece forse mi dispiace, papà, perché volevo parlarti. E magari anche stringerti la mano. La mano? A me? Sì, mi sono sbagliato sul tuo conto. Io pensavo che tu fossi un robot, un essere senza sentimenti, senza umanità. E invece ho scoperto che vivo la faccia anche tu e le tue debolezze come tutti. E quali sarebbero le mie debolezze, eh? E dai, la sbandata l'hai presa, la faccenda con mamma. C'è sotto una donna, è chiaro. E poi ti droghi pure. Che? Ti perdi i flaconcini vuoti dappertutto. Io uso un prodotto migliore. Comunque sei anche tu un essere umano come tutti gli altri. Tu devi essere pazzo. Io ho conosciuto soltanto una donna nella mia vita, tua madre. E queste sono medicine che mi ordinò un medico a Milano. Io ho avuto la melma, ricordatelo! Sì, va bene. E il finanziamento che hai ottenuto dalla forgia? Beh? E su, papà, non vorrei farmi credere che lui non vuole niente in cambio. Che cosa vuoi insinuare?
La Forgia è un galantuomo insospettabile, assolutamente al di fuori del mondo del calcio. Lui? Ma i presidenti delle grandi squadre sono tutti industriali coi quali lui fa affari di continuo. Un rigoretto al momento opportuno e lui fa un affare di miliardi. Una mano lava l'altra, papà, lo sappiamo. Io non sono certo un fesso. E neanche tu, ma io ti preferisco così. Scherzone, farabutto, sovversivo! Ti faccio vedere io chi è Carmelo Locascio, tuo padre. Ma papà, ricominci. Io non ho mai smesso di essere un uomo onesto, leale, onorato. E se questo non ti piace, via! Vattene via, ritorna nella tua tana! Via, via, via! Laura! Laura! Ma ancora non sei pronta? Sì, sì, prontissimo. Andiamo, su, andiamo. E lei chi è? Buongiorno. Ah, già il messo comunale. Sono pronto. Prego. Papà, che c'è? Il turismo è la strada maestra per risollevare le sorti economiche della nostra terra gloriosa e sfortunata. E tutto questo noi lo dobbiamo a due nostri concittadini, i quali, non paghi di dare l'uscio alla nazione con la loro nota operosità in campi del tutto diversi, intendono anche mostrarci di non aver dimenticato il paese che ha dato loro i natali. Allo stesso modo, il nostro paese non potrà mai dimenticare Carmelo Locascio e Armando La Forgia. Cosa è? Non sei contento? No, anzi, grazie, ti ringrazio. Non so come dimostrarti la mia riconoscenza. Ah, per carità, si troverà il modo. Una mano lava l'altra, come si dice. Oggi a me, domani a te. Una mano lava l'altra, papà, lo sappiamo. E io non sono certo un fesso, e neanche tu. Alt! Un momento! Prima di andare avanti, devo fare una dichiarazione. Signore e signori, rinuncio ad ogni mio diritto. Questa prima pietra, per quanto mi riguarda, è anche l'ultima. Io rinuncio ad ogni mio diritto, ingerenza, responsabilità sul motel che si sta costruendo. Ma che dice? Sono costretto a fare questo per non essere accomunato ad una persona che in questo momento mi ha dimostrato di non esserne degna. Sì, signori, questa persona, proprio ora, proprio ora, ha osato compiere nei miei confronti un indegno tentativo di corruzione. Gli darò qual era quel deficiente. Ma no, commendatore, aspetti, aspetti. È inutile che scappi, fotografatelo, flash, flash. La sua faccia deve essere nota a tutti. Ma dove scappi, becca? Che ne sono successo così all'improvviso? Non segui gli indecorosi malfetti imperanti, lasciatemi, lasciatemi. Carmelo Locascio non si lascia impagliare dalla corruzione che voi tutti conoscete, soprattutto lei, signor sindaco, e sta bene cosa dico. Io sono incorruttibile, non mi vendo a nessun prezzo, si sappia. Carmelo, La Forgia, non scappare di fronte alle accuse, fermati. La Forgia, io sono senza peccato e ti posso scagliare questa prima pietra! Amigo Fuentes, en este momento se ha acabado el tiempo de este sensacional partido. The player que bets it on the cup is the man of the club. And now we are at the end of the game. Les players sont tired, mais ils sont prêts. Maintenant, les joueurs ont abaissé le rythme du jeu et le match est en train de se finir. L'orologio segna ormai il 90° minuto di gara. Sugli spalti il pubblico sembra pago del risultato acquisito, mentre i giocatori sul terreno compiono il loro dovere senza più eccessivo entusiasmo. Evidentemente l'impeccabile arbitro Locascio sta tenendo conto delle interruzioni di gioco, peraltro assai brevi, data la correttezza delle squadre in campo, e concede quindi qualche secondo di recupero. La palla è uscita in fallo laterale e il terzino sinistro dell'Admira si accinge alla rimessa. Indugia, si sistema i calzettoni, ricorre alle consuete furberie dei giocatori che vogliono perdere tempo. Siamo al terzo minuto di recupero e Locascio, sicuro e scattante come all'inizio, sollecita la ripresa del gioco. Il
terzino dell'Admira sembrano raccogliere l'invito dell'arbitro, che s'affretta lui stesso a mettergli la sfida tra le mani perché venga ripreso il gioco. Non rompere la minchia. Il recupero concesso dall'arbitro appare a tutti veramente eccessivo. Ecco, ora un giocatore del Dresda crolla a terra, evidentemente preso da crampi. Locascio lo soccorre, anzi no, allontana un compagno e impedisce al massaggiatore di entrare nel rettangolo di gioco. Ora anche il pubblico fa notare con gesti e grida all'arbitro Locascio che siamo giunti al 97° minuto. Nella sua lunga carriera il vostro cronista non aveva mai assistito a un recupero così prolungato. Oltretutto fa freddo e anche chi vi parla sentirebbe necessità di un po' di riposo. I giocatori cominciano a protestare, ma Locascio impone il silenzio fra le invettive del pubblico. Anche gli uomini della panchina protestano. Il capitano dell'Admira manda deliberatamente la palla in fallo laterale e cerca di far capire coi gesti all'arbitro che ci avviciniamo ormai al 99° minuto. Ma Locascio, inflessibile, comanda che la palla sia sollecitamente rimessa in gioco. Il pubblico comincia a sfollare e francamente non riusciamo a capire perché Locascio non si decida a fischiare la fine della partita. Cominciamo a pensare che ci sia qualcosa di strano. Un dirigente è entrato ora in campo ma viene energicamente respinto. Il gioco prosegue. Ahi, sono ora le forze dell'ordine ad entrare in campo ed inseguono l'arbitro. Locascio fugge via scartando qua e là come una gazzella impazzita. Sunday morning, rain or shine, gotta make the game on time. All week long, gotta train, cause I'm better than the rest, all right. All right. Matches start feeling good, rival team is waving too. The field, think of you, can I say some love tonight, all right, all right. I'm the best in all the world. I'm the strongest of them all. I'm football crazy. I'm football crazy. I'm football crazy. Sunday night, match is through, now I've got more time for you. Tuesday dawn, another day, will I make it to Sunday? All right. All right. Wednesday comes, bright and gay, I'll be on the ball today. On the field, think of you. There's no love tonight, all right. All right. I'm the best. I'm the best in all the world. I'm the strongest of them all. I'm football crazy. I'm football crazy.
football crazy.